le drammatiche immagini e gli aggiornamenti su quanto accaduto a Pescara in tarda mattinata. Dopo aver colpito Pineto e Silvino, un forte temporale si è abbattuto su Pescara, accompagnato da una lunga grandinata con chicchi del diametro da 3 a 5 centimetri. Numerosi i disagi per la circolazione anche nell'entroterra, sulla superstrada che da Teramo conduce al mare, automobili attualmente ferme in coda per scarsa visibilità. Nei centri abitati si segnalano i primi danni alle automobili, molte con il parabrezza sfondato dalla grandine. Dovremo vedere delle immagini da questo punto di vista, e numerose le persone rimaste ferite che stanno prendendo d'assalto il pronto soccorso a Pescara. Nel capoluogo adriatico in particolare il fenomeno ha provocato danni consistenti, auto danneggiate, parabrezze e vetri infranti, tetti danneggiati e come detto moltissimi feriti in questo momento al pronto soccorso di Pescara, in totale emergenza. Ovviamente aggiornamenti nel corso delle prossime ore, in particolare sul nostro sito www.rete8.it e nel corso del TG delle 19.30. Guardate le immagini girate da Luca Corneli questa mattina con un signore che ci mostra le dimensioni dei chicchi di grandine, grandi come arance. Qui, come vedete, anche un parabrezza infranto, le macchine che provano a cercare riparo sotto i cavalcavia. Cerchiamo anche di fare un aggiornamento da questo punto di vista con il nostro esperto meteo Giovanni De Palma, che aveva in qualche modo previsto tutto. Dunque Giovanni, il peggio è passato, c'è da aspettarsi un nuovo momento drammatico? Buongiorno Luca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Stiamo attraversando la fase più intensa di questo peggioramento grazie al contrasto tra l'aria calda presente sulla nostra regione, affluita dal Mediterraneo occidentale, con masse d'aria più fresca provenienti dall'Europa settentrionale. Il risultato purtroppo è stato quello di vedere formarsi supercelle temporalesche, temporali di notevole intensità, che in questo momento stanno interessando ancora la nostra regione. Sposterei subito l'inquadratura su questa mappa che riassume in tempo reale le fulminazioni in atto. I fulmini in atto in questo momento sono oltre 300 le scariche rilevate dal nostro sensore, con dei temporali di forte intensità al momento in atto soprattutto nel Chietino. Probabile grandine di medie e grandi dimensioni sia nella zona di Casalbordino, di Vasto, nel corso delle prossime ore, in spostamento verso il vicino Molise, ma altri focolai temporaleschi sono in sviluppo nel Teramano e lungo la fascia costiera. Peggiorerà il tempo nelle prossime ore anche sul settore occidentale, come ci illustra le immagini dal satellite. Ecco, qui si vede la formazione di questo nucleo temporalesco che ci ha interessato stamattina, temporale a supercella, lo ribadisco, è molto intenso, che ha portato anche violente raffiche di vento, oltre che grandine di grosse dimensioni. Ecco i temporali che comunque nelle prossime ore continueranno ad interessare la nostra regione. La fase peggiore sta passando in questo momento, ma interesserà adesso la grandine di medie e grandi dimensioni, soprattutto il Chietino, zone collinari e la fascia costiera. Forti raffiche di vento, ma da stasera la situazione tenderà a migliorare, lo farà a partire dall'Alto Aquilano e dal Teramano in estensione verso le restanti zone. Luca. Grazie Giovanni, ovviamente un nuovo aggiornamento nel corso del TG8 delle 19.30 con te. Ovviamente, come avete sentito dalle parole di Giovanni De Palma, a questo punto massima allerta nell'entroterra della provincia di Chieti, anche sulla costa meridionale abruzzese, e quindi massima attenzione da parte di tutti voi. Se potete, restate in casa e insomma le macchine parcheggiate in riparo.